Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo LL Lunedì. Letto, leggendo e leggerò il mio aggiornamento di lettura settimanale in cui vi dico che cosa ho finito, cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro. A fine video faremo una piccola domandina e ciò che mi è piaciuto avrà il link di affiliazione Amazon se comprerete da lì e mi entrerà una piccola percentuale, a voi non cambierà nulla. Ok, l'ho detto tutto fietta. Comunque mente, allora. Oggi di che cosa parliamo? Prima di tutto di un libro che ho finito. Vi avevo detto anche altre volte che ho preso l'abitudine di prendere libri minuscoli da portare al lavoro, così li leggo in metro andata e ritorno. E uno di questi è La figlia del cielo. Non ha un autore, almeno non sono riuscita a trovarlo. È uno dei fiammiferi della Coppola Editore. Li ho comprati al Salone del Libro di Torino di quest'anno. E di che cosa parla questo libro? Questo dovrebbe essere una sorta di leggenda sudcoreana, coreana, cioè penso che all'epoca ci fosse solo una Corea, in cui abbiamo un uomo cieco e la sua bambina che ha perso la mamma perché dopo il parto la madre muore e la loro vita insieme, che ovviamente avrà varie vicissitudini che porteranno a svariate tragedie. È molto strano, è molto particolare, a me piace spesso leggere degli orientali perché hanno un modo di fare davvero strano, cioè non so come altro definirlo, non seguono la narrazione canonica a cui siamo abituati. Quindi è stato interessante, soprattutto diverso dal solito. Ne ho un altro di coreano, vediamo quando mi andrà di leggerlo. Poi sto continuando Povere Creature e lo sto trovando straordinario, cioè arrivata a metà lo adoro, già mi sono scordata le cose brutte che avevo detto prima. Ho riletto un pezzo dell'introduzione perché mi sono resa conto che in realtà avevo letto male, cioè nell'introduzione faceva uno spoiler sull'Ulisse di Joyce, però l'aveva scritto in un modo talmente arzigogolato che sembrava uno spoiler per questo libro. Quindi niente, ho letto con l'ansia di trovare quel punto, poi ho detto scusa, ma rileggi la parte che ti aveva dato fastidio. L'ho letta e ho detto ah no, ok, non ho capito. Evidentemente ero stanca, poi io non inizio mai i libri con calma, diciamo, con qualcosa di positivo. Cerco sempre di capire di più anche se non sto capendo niente. È molto difficile da spiegare questa posizione. Ad ogni modo, vi volevo leggere una parte. A questo punto, io sto trovando divertente il cambio di scenario, il cambio di punto di vista. La narrazione è davvero molto assurda. Mi dà fastidio da morire la sequenza di note che si trovano qui dietro. Se Giulia non me l'avesse detto, io non le avrei neanche trovate. In fondo al libro ci sono note critiche storiche, mi sa che ve l'avevo detto la volta scorsa, e le note sono pedanti, fastidiose, dettagliate in modo inutile perché, che so, prende un ponte e dice no, questo ponte è nato nel tale anno, è crollato in tale anno, è ossessivo compulsivo. Devo dire che non sto apprezzando nessuna nota, ma sto apprezzando le discussioni che vengono fatte. Per esempio, una sulla letteratura. Chi ha visto il film sa che c'è comunque una parte in cui Bella cresce e parla di letteratura con altre persone. Qui la situazione avviene proprio in modo molto diverso rispetto al libro, dal film. Da metà libro in poi non c'entra assolutamente niente con il film. Onde per cui io nella testa alla fine avrò un sacco di confusione. Che succede? Lei incontra un uomo in Germania, un russo, tra l'altro gioca d'azzardo, quindi ho pensato, ma scusa, ma è Dostoevskij? In realtà è solo ispirato perché c'è una nota che ci dice che in realtà Dostoevskij è morto da 2 anni quando Bella incontra quest'uomo. E qui dice, ha detto che la Russia è una nazione giovane come gli Stati Uniti, perché una nazione è vecchia quanto la sua letteratura. La nostra letteratura è nata con Pushkin, un contemporaneo del vostro Walter Scott, mi ha detto. Prima di Pushkin, la Russia non era una vera nazione, era una semplice regione amministrativa. La nostra aristocrazia parlava francese, i nostri burocrati erano prussiani e gli unici veri russi, i contadini, erano disprezzati tanto dai governanti quanto dai burocrati. Poi Pushkin imparò i racconti popolari della sua bambinaia, una donna del popolo. Le sue novelle e poesie ci hanno reso fieri della nostra lingua e consapevoli del nostro tragico passato, del nostro peculiare presente e del nostro enigmatico futuro. Ha trasformato la Russia in uno stato mentale, l'ha resa reale. Dopo di lui abbiamo avuto Gogol, che fu un grande come il vostro Dickens, e Turgenev, che è il più grande della vostra George Eliot, e Tolstoi, che è grande quanto il vostro Shakespeare, ma voi avete avuto Shakespeare secoli prima di Walter Scott. E l'ho trovato super interessante perché è proprio un'idea
Non lo so, è originale dire che una nazione è antica tanto quanto la propria letteratura. Bene, ora lo sto adorando, l'introduzione l'ho odiata, potremmo anche saltarla a pie pari, probabile, l'introduzione non dell'autore non la leggete, e poi l'introduzione invece dell'autore leggetela un po' così, soprattutto se non avete visto il libro e non volete spoiler. Poi, ancora, leggendo i bottoni di Napoleone, 17 molecole che hanno cambiato la storia, a questo punto, dal momento in cui sto registrando, non ho fatto neanche un'altra live perché non ho avuto il tempo, però spero che nei prossimi giorni riuscirò a farne il più possibile, ma sicuro non riuscirò a finire il libro prima di chissà quanti mesi. Bene, un altro leggendo Via col vento. Mi sta facendo schifo, sono proprio all'inizio, odio come è scritto, odio il razzismo, razzismo chiaro come il sole proprio, ragazzi, non stiamo parlando di una cosa velata, io pensavo di trovare solo la N-word, ma non stiamo minimamente parlando di questo. Questo è un libro a favore della schiavitù completamente, cioè non si pone proprio il problema che quelli siano esseri umani, e gli unici bravi bambini che vanno bene tra i neri sono quelli che amano fare gli schiavi. Quindi sono disgustata al massimo grado, non ho altro da aggiungere. Continuerò perché mi hanno detto che c'è una scena in particolare che, passata quella, potrei essere interessata almeno alla trama. Per ora mi fa schifo tutto. La protagonista la odio, è proprio un imbecille, però è l'inizio, magari poi migliorerà. Poi il leggerò, penso che sarà La luce come l'acqua, sempre tra i piccoli che porterò al lavoro, come faccio con questi, perché comunque è minuscolo. E dovrebbe essere una raccolta di racconti, tra cui alcuni racconti per bambini. Sono molto molto curiosa. La domandina finale è: esistono dei libri che hanno avuto dei bassissimi e degli altissimi per voi? Ossia, iniziato il libro e magari vi fa proprio schifo e poi a un certo punto lo amate come se fosse il libro migliore del mondo e poi di nuovo vi fa schifo e poi... sono curiosa, credo che questo capiti molto spesso con i libri particolarmente lunghi e per ora lo sto provando con Povere creature, chissà come finirà questa mia avventura, speriamo bene, e ora non mi rimane che augurarvi buona lettura.